Salve a tutti, io sono Marcello Galisai. E io sono Tommaso Virgili, siamo due studenti della classe 4 G del Liceo Augusto di Roma. Siamo oggi qui a presentarvi il nostro lavoro sulla parola paradeisos. Il solco nella storia lasciato da questa parola non è trascurabile. Infatti, guardando i grandi modernismi, si può notare come una forte componente del loro culto sia un sistema di attribuzione di bene e premi dopo la morte. Ed è proprio grazie al massimo dei premi, ovvero la missione in paradiso, che queste religioni hanno avuto da subito un grandissimo successo tra gli indigenti ed i disperati. Inoltre, questa parola ci permetterà di portare alla ribalta quel troppo spesso trascurato ruolo che ebbe la Grecia di mediatrice culturale con l'Oriente. Il termine viene costruito a partire dal medio iranico paradez, collegato all'avestico pairideesa. Originariamente il termine non possedeva alcuna connotazione spirituale o religiosa, indicava soltanto un luogo recintato e protetto. Infatti appartiene allo stesso campo semantico di paraides, murare, cingere con mura, da pairi, intorno, e deez, accumulare. Questo lemma rimane praticamente invariato in tutte le lingue medio orientali, compreso l'iranico persiano. La parola cominciò ad assumere un significato più ristretto, andando ad indicare i giardini pensili che presero piede in tutta la mezzaluna fertile, primi fra tutti quelli di Nabucodonosor II. Anche tra i persiani il termine si diffuse largamente per delineare gli immensi giardini di Ciro il Grande. Esempio più clamoroso fu quello del paradiso di Celene, in Frigia. Il giardino era attraversato dal fiume Menandro, era organizzato su piccoli canali di irrigazione e filari di alberi. Si pensa ospitasse anche varie specie di animali e fungesse perciò da riserva di caccia. Il termine viene traslato quasi letteralmente al greco da Senofonte. Sia nell'Anabasi che nell'Economico lo storiografo ateniese fa riferimento agli immensi giardini del re Ciro, appunto i paradeisoi. Sebbene in entrambi i passi Senofonte sembri presentarlo come un fattore di lode per il sovrano che, come racconta, si era occupato personalmente della loro costruzione, il giardino divenne per i greci un altro elemento di accusa verso i persiani, così iubristai da distruggere il paesaggio per ricreare una finta natura a scopo irrigativo. Nella Grecia arcaica, infatti, la concezione di giardino non aveva un rigore matematico o formale, si trattava spesso di luoghi naturali a contatto con le città, che diventavano perciò boschi sacri, dove si poteva incontrare una divinità. Nella Grecia classica prese piede anche l'orto, il quale, sebbene andasse comunque a cambiare la conformazione naturale del paesaggio, aveva una fondamentale differenza rispetto al paradeisos, ovvero una reale funzione, fornire cibo a piccole comunità autosufficienti, come ville nobiliari di campagna. Il punto di vista cambiò radicalmente con Alessandro Magno, il quale, affascinato dalla bellezza dei giardini persiani, pensò di replicarli anche in Occidente. Per mantenere ancora viva la tradizione greca, esso perse la sua rigorosità matematica, per lasciare spazio ad una spontaneità naturale della vegetazione. Risale a questo periodo anche l'assimilazione del termine col mito esiodeo del giardino delle Esperidi, giardino leggendario nel quale cresceva il famoso albero dalle mele d'oro, difeso dal serpente Ladone. Fermo un attimo. Ma non vi ricorda qualcosa? Non vi ricorda tutto ciò i passi della Bibbia in cui si parla della creazione del giardino dell'Eden e della storia di Adamo ed Eva? Infatti gli autori biblici costruirono l'Eden a partire dai giardini persiani visti durante la prigionia. A comprova di ciò, i primi libri della Genesi sono stati gli ultimi ad essere completati. Il termine si ripresenta poi nel Vangelo di Luca, come già accennato, in un unico caso. Infatti, sulla croce, uno dei due ladroni crocifisso accanto a Gesù gli chiede se si sarebbe ricordato in lui nel regno dei cieli, e Gesù dice che quello stesso giorno sarebbe stato con lui in paradiso. Questa volta però il termine perde la sua connotazione materiale di giardino meraviglioso per una dimensione spirituale a cui si accede con l'anima da morti. Questo concetto fu portato avanti seguendo la filosofia platonica da vari padri della Chiesa, fra cui San Girolamo, che resero nelle loro traduzioni latine delle Sacre Scritture il termine Eden o Paradisos con Paradisum latino.
Un ritorno all'Eden materiale ci fu durante il Medioevo, quando la Chiesa reinterpretò il brano di Luca come la riapertura delle porte del paradiso terrestre e collegò l'Eden dell'Antico Testamento al paradiso spirituale del Nuovo Testamento. L'esegesi biblica ebbe l'occasione, anzi quasi il pretesto, di reintrodurre il concetto di caduta e di peccato originale che legava indissolubilmente la vita del fedele alla Chiesa, unico ente terrestre in grado di lavare il peccato, concetto praticamente assente nelle scritture ebraiche. Il sommo poeta Dante accoglierà in pieno questa rilettura della Bibbia e vi fonderà l'intera narrazione della sua opera più celebre, la Commedia. Basti pensare all'episodio della discesa nel limbo di Cristo e alla missione dei patriarchi ebrei al Regno dei Cieli, proprio ad indicare la riapertura delle porte del paradiso dopo l'avvento del Messia, oppure più in generale alla dimensione fortemente metafisica del paradiso stesso. Interessante sotto questo punto di vista è la sua personale visione del paradiso terrestre, che pone in cima al purgatorio quasi come un antiparadiso. La grandezza della poesia di Dante e le sue incredibili descrizioni in versi non potevano e non possono non influenzare la concezione di paradiso. Chi di noi, in fin dei conti, non pensa all'Eden come un posto idilliaco a cui si giunge però solamente dopo tante sofferenze? Proprio per questo la parola è entrata anche nel linguaggio comune come sinonimo di un luogo desiderabile e pieno di piaceri. Pensiamo ai paradisi tropicali delle Bermuda, ai paradisi artificiali indotti da sostanze stupefacenti o ai paradisi fiscali come quelli di Panama.